piace la grissia monferrina? Bene, adesso vi propongo la ricetta e se avete voglia fatela. È un ottimo pane da mangiare soprattutto con i salumi e con i formaggi. Adesso vi mostro gli ingredienti. La prima cosa da fare è prendere 300 ml di acqua minerale naturale a temperatura ambiente e come vedete la versiamo in planetaria. Poi versiamo 7 g di lievito secco, mezza tazzina di zucchero e facciamo andare la planetaria. Poi ho preparato 600 g di farina 1 e versiamo lentamente un po' per volta in planetaria. Nel mentre facciamo girare, inseriamo il sale e l'olio. Ovviamente continuate a far girare la planetaria e inseriamo tutta la farina. Fermiamo un attimo. Puliamo la foglia, sentiamo se l'impasto è sufficientemente duro, perché questo sarà un pane a pasta dura. Facciamo altri 30 secondi di giro con la planetaria e poi terminiamo l'impasto a mano. Mettete l'impasto sul piano e finite di mescolare. A questo punto, coperto, facciamo lievitare per circa un'oretta. Adesso devi fare delle strisce in questo modo. Rigiri e di nuovo col mattarello allungale il più possibile. Guarda questo punto. Hai visto? Cioè devi prendere una striscia e poi allungarla e poi a questo punto e da una parte e dall'altra girare fino a fare combaciare le due estremità, facendo una sorta di rotolini. Bene, come vedi ne ho fatte 4, adesso le ho messi sulla leccarda con della carta forno e dovranno essere messi in forno spento a lievitare coperti per circa un'oretta. Eccoli, dopo un'oretta, come vedi, sono molto ben lievitati. E adesso in forno a 210 gradi. Per circa 25-30 minuti. Mamma che belli e che profumo! Bene amici, eccoli qua, molto profumati e io non vedo l'ora di assaggiarli. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciate un like, se lo desiderate iscrivetevi al canale e comunque ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!